subito penetrante con le domande, mister, perché lei in conferenza stampa venerdì aveva detto: molti addetti ai lavori guardano il risultato e danno un giudizio. Guarda caso, proprio nella gara odierna, nel momento in cui l'Aquila stava dominando il primo tempo, si è ritrovata sotto, e nel momento in cui nel secondo invece la Recanatese non ha trovato lo spunto giusto, l'Aquila aveva abbassato un po' la qualità tecnica e non solo. Sì, sì. Hai detto tutto te, vedo che hai studiato in questi anni. Ho avuto un buon maestro, lo posso dire, visto. No, è la verità. Noi il primo tempo abbiamo fatto un gran primo tempo. E siamo andati sotto per una ripartenza, penso l'unico tiro nello specchio della porta del primo tempo. Noi ci abbiamo avuto più occasioni, traverse, parate, ha fatto due parate del bello meravigliose. E poi il gol al 46esimo, un gran gol di Belloni. Il secondo tempo sembra che ci abbia un po' scaricato, non caricato, e nel momento migliore della Recanatese abbiamo trovato il gol, poi l'abbiamo difeso con grande carattere, però insomma c'è da lavorare. Nelle squalifiche c'era quella di Alessandretti, ovviamente, giocatore che già dall'anno scorso aveva fatto vedere tanta qualità, malgrado l'età anche tanta esperienza. Però è da evidenziare la prova di Casella, braccetto esterno basso a destra, centrale difensivo, è un giocatore che ha sconvolto positivamente anche la sua idea di calcio? No, no, Francesco sta facendo benissimo, tanto è vero che tre partite ha fatto tre presenze, insomma, è un giocatore su cui io punto molto, sia da centrale che da terzino, anche in prospettiva tra l'altro. Perciò è uno che si allena sempre bene, è uno positivo, i giocatori che piacciono a me anche da un punto di vista caratteriale, e questo fa ben sperare per tutti, perché può mancare chiunque, chi entra deve fare bene. Mister, prima di lasciarla ai colleghi, a proposito di figure individuali della sua squadra, aveva bisogno Belloni di questo gol, non solo come tempi ma anche come esecuzione in quel colpo di testa? Sì, sì, ma io avevo detto anche in settimana, un attaccante basta un secondo per cambiare il flusso della partita, tant'è vero che lui non stava facendo bene per niente, forse una delle partite più brutte da quando sono qua io, e invece è stato determinante, è stato pronto, ha fatto per me un grandissimo gol e sono convinto e lo spero vivamente che questo lo porterà a essere più decisivo e più convinto di se stesso. Particolari emozioni nell'aver visto sulle casacche degli avversari quel simbolo? Ma sicuramente sì, ho salutato a tutti, c'è un rapporto meraviglioso, perciò è stata una bella giornata per me.